progetti per la realizzazione di opere pubbliche, ma che non si sa se queste opere pubbliche, dopo la loro realizzazione, rientrino e tornino a far parte del bene comune o comunque non hanno neanche limiti di spesa. Capiamo bene che l'incrocio di queste due cose dà di fatto assoluta libertà ai privati e purtroppo anche agli accordi illeciti di distruggere il nostro territorio. Questa era una norma che io vivamente mi auguro che, così come c'è stata 3 anni per arrivare in aula, ci stia altri 3 anni e quindi di fatto non veda mai la luce quando arriverà, quando finirà il lavoro al Senato, perché effettivamente o c'è un progetto ben preciso alle spalle di questo provvedimento oppure realmente non sapete come realizzare poi tutto quello che scrive qua dentro. Grazie. Grazie, è iscritto a parlare il deputato Kronbichler, prego, ne ha facoltà. Grazie, annuncio il voto favorevole di SEL Sinistra Italiana. Grazie, onorevole, a titolo personale il deputato Zaratti, prego. Grazie signora Presidente, questo articolo 6 è uno degli aspetti peggiori di questa proposta di legge che viene portata qui. Oltretutto in quest'articolo viene, come dire, creata una nuova fattispecie che è quella dei compendi agricoli neorurali, rispetto alla quale definizione anche la Commissione Cultura ne ha sottolineato la portata ambigua e potenzialmente pericolosa appunto della nozione di compendio neorurale. Oltretutto questa norma consentirà veramente la distruzione definitiva delle nostre campagne. Perché se si dà la possibilità di trasformare l'edilizia rurale in attività amministrative, servizi ludico-recreativi, turistici-ricettivi, ambulatori medici, è del tutto evidente.